Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Mako, che mi chiede di parlare del disco dell'esordio del 1988 del gruppo del grandissimo chitarrista prima di questo disco jazz Vernon Reid, dei Living Color, appunto Vivid. 1988 lo comprai quando avevo 16 anni e mi esaltò. Un classico disco, se vogliamo, di crossover, funk, metal, c'è un po' di tutto dentro. Un disco che appunto veniva fuori da un'ondata hard rock che sembrava quasi a morire, invece questo disco comunque gli dava dei belli scossoni. Sin dalla partenza, subito, con il grandissimo Glover alla voce, che è una voce quando da Shooter, quando soul, molto calda, così come è grandissima la sezione ritmica, con Mats Skilling al basso e William Kalun alla batteria, che è una delle batteristi migliori dell'universo. È prodotto in due canzoni da Mick Jagger. All'interno ci sono ospiti appunto come Public Enemy, che gli fanno dei coretti su Funny Vibe veramente interessanti, e trasportano anche questo all'interno della musica, perché ci si trasporta anche appunto il rap e tante altre cose, belle cose. Il disco si apre subito con la meravigliosa Cult of Personality, un testo splendido per un video bellissimo, per una canzone fantastica che si regge su un riff memorabile di Vernon Reid, molto, molto 70s, con una voce soul grandiosa di un Glover che declama un testo, ha detto in questo mezzo tempo, fantastico, seguito da una sezione ritmica spaventosa che sin dal primo pezzo ti fa capire da che piano si casca. Il batterista riesce a inserire in tempi normalissimi hard rock dei movimenti assurdi, e il basso vola altissimo fra frasesi jazz, blues, funk, all'interno di un pezzo che ha poi uno dei soli più schizzati che si possa sentire. Per me è subito capolavoro. I Want to Know è un pop rock quasi a ora anni 80, con alcune cose interessanti a livello appunto di sezione ritmica, per come è suonato, perché il pezzo è suonato e cantato benissimo, però è sicuramente dimenticabilissimo. Middleman è un funk metal del periodo che i nostri hanno comunque spostato e portato, con intuizioni anche in un certo senso di movimenti, di cambi, alla Bad Brains, che saranno uno dei gruppi fondamentali appunto per questo disco. Ma e qui insomma è un grandissimo ritornello, delle bellissime sezioni ritmiche, una batteria che spacca un'altra volta in maniera enorme, e questo è veramente un ottimo pezzo. Con Desperate People si risfiora il capolavoro, un riff dub che poi si trasforma in anche in metal, sopra una sezione ritmica che cambia come vuole, attraverso una visione quasi progressiva ma punk nell'animo, una forza micidiale con un basso straordinario. Questo è un pezzo meraviglioso. Open Letter to Lanford è un pop funk ben fatto, ben suonato, tecnicamente incredibile, sul cantato benissimo, ma secondo me il ritornello troppo easy listening, troppo leggerino, è un po' leggerina tutta la canzone, anche come armonie, se negli altri pezzi le armonie erano sempre un po' destrutturate dal chitarrismo che mescolava fraseggi bebop, jazz, thrash metal, dal hard rock anni 70, o alla rock blues, alla Hendrix. Qui invece sembra un po' tutto smorto, e il pezzo è uno di quelli che vanno via senza lasciare traccia. Funny Vibe è un circolare ripetitivo divertentissimo, funky rap rock, che si muove appunto con questa ripetizione completa, dove ci sono appunto a fare i coretti i nostri Public Enemy, di nuovo con una buona composizione e soprattutto un solo mostruoso di chitarra, e un'altra volta una sezione ritmica che riesce a rendere fantasioso anche il riff più conservatore. Memory Can Wait è una cover dei Talking Heads fatta benissimo, un intro con un assolo meraviglioso, poi la struttura rimane un po' più quella, si induriscono alcune parti, però la melodia è notevole, e come cover comunque funziona perché si sposta ma non tradisce. I Talking Heads in una rilettura più hard rock, ma che comunque rende l'idea di quanto i Talking Heads fossero dei grandissimi compositori e i Living Color dei grandissimi esecutori. Broken Hearts è un pezzo quasi di horror, con linee un po' soul pop, un po' troppo morbidino, forse non riesce a raggiungere lo scopo, anche il testo lascia un po' il tempo che trova, un pezzo dimenticabile insomma. Glamour Boys è uno dei singoli che le lanciate, questo funk rap pop che si sposta con soluzioni anche qui hendrixiane, con una chitarra fantastica, quasi caraibica, con questi movimenti con questa sezione ritmica piena di percussioni che porta avanti con un basso micidiale, una canzone semplice, pulita, lineare, ma che comunque ha segnato un'epoca e ha segnato anche un gruppo che praticamente verrà ricordato quasi da tutti per questo pezzo, che comunque non è il pezzo migliore del disco, ma rimane un pezzo che le altre avrebbero pagato anche solo per un'altra volta, se lo lavori sulle armonie e sugli arrangiamenti che sono straordinari. What's Your Family Color è un altro pezzo divertente, circolare, anche questo tutto uguale, dove si ripete spesso le solite cose, divertente, detto, scritto gradevolmente, tutto uguale, con una sezione ritmica, anche qui un basso che fa paura, il bassista di questo gruppo riesce a tirare su ogni cosa, un'altra volta un batterista che mette il colpo dove nessuno si aspetta, anche in una composizione di
indiscutibile come questa. Indiscutibile invece è il capolavoro Which Way to America, pezzo finale del disco, una bomba di mid-tempo che suona di straluso con cambi appunto allucinanti di batteria e basso che sembrano veramente uscire da uno dei migliori gruppi jazz di tutti i tempi. Una chitarra che fa paura quando è hendrixiana, quando è alla Page, quando è alla Vernon Reid, che fa veramente i cazzi propri e riesce a trasformare uno stile che sembrerebbe anche quasi da thrash metal inserendoci all'interno appunto dei momenti in cui ci sono delle parti invece jazz che si mescolano poi a delle tirature modello alla Frank Zappa che lasciano senza parole. Insomma, questo è un pezzo meraviglioso, per un pezzo qui per me eccezionale, dove anche la batteria è assolutamente unica e con una conclusione meravigliosa e picchia dove deve picchiare, funky dove deve essere, c'è il rap dove deve essere messo. Insomma, un grandissimo pezzo che chiude un disco comunque, se non un capolavoro, un grande disco dell'hard rock anni 80, che non è vero che mescolava solo spazzature, ma anche dal suo interno aveva anche grandi musicisti come questi Living Color, che oltre tecnicamente avevano interno, si sente sì certo l'hard rock anni 70, Hendrix e tutto il resto, ma ci si sentono anche i Public Enemy, ci si sente i Run DMC, ci si sentono dentro i Bad Brains, ci si sente dentro l'hardcore, ci si sente dentro la furia funk, ci si sente la musica latinoamericana. Il link è qui sotto, se volete compratevi anche Time's Up, che vi ripeto è un grande disco subito dopo questo, e donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, pulsantino video del super grazie, e poi che dirvi di più, se amate l'hard rock, secondo me questo il crossover anni 80, questo disco ce l'avete già. Se siete un amante comunque del rock e del pop, un'ascoltata gliela darei, al di là dei generi, perché questo è un disco che mescola tantissimi generi e che ha al suo interno sì una base forse hard rock anni 70 o hendrixiana, ma che poi si sposta appunto su accenti molto particolari. Forse quello che manca è l'elettronica all'interno di questo disco, che faceva più spazio alle tastiere da altre parti, che qui sono praticamente limitate a pochissimi commentini in qua e là nelle canzoni, perché poi nella band appunto il tastierista manco c'è. Quindi che dirvi di più, se volete sentire le solite chitarre comunque che lasciano senza parole, una sezione ritmica mostruosa, un cantante a leva di culo, questo disco fa per voi.